tutti e bentornati a Robe da Cap. Come avrete già letto nel titolo, oggi vi parlerò della terribile vespa carnivora. Sì, lo so, è come effetto un pochettino blando, però io non ho né il piano per suonarlo né tantomeno gli effetti speciali per il momento. Chissà in futuro se mi continuerete a seguire nonostante questo intermezzo. E dove eravamo rimasti? La vespa carnivora differisce dalla vespa comune in niente. Infatti, se voi avete visto il video precedente sulla differenza tra le api e le vespe, e se non l'avete fatto, vi consiglio di andarlo a guardare. E visto che ci siete, magari fate anche una carrellata su tutti gli altri video che non vi fa male. Detto questo, avrete visto nel video che ho detto della differenza tra le api e le vespe, che le vespe sono onnivore, ovvero mangiano comunemente la carne, addirittura le larve sono strettamente carnivore. E allora, perché questo video, direte? Ebbene, mentre andavo al lavoro mi è capitato di osservare una vespa alle prese con la carcassa di un grillo campestre. Di solito non accade, cioè non è semplice, non è facile più che altro riuscire a vedere certe cose. E allora voglio farvi partecipe di quella mia esperienza. Ho fatto un video, vi chiedo scusa per le immagini che sono molto amatoriali, anche perché, come vi ho detto, è stata una casualità e quindi non ero attrezzato per fare delle riprese decenti. Ma prima di lasciarvi alla visione del video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di attivare la campanella per rimanere aggiornati e, se vi è piaciuto, lasciate un commento e condividete il video. Buona visione, ciao! E eccoci qua, spero che vi sia piaciuto il video, se vi è piaciuto lasciate un commento, lasciate un like e alla prossima, ciao!